Ma si dice sempre che i giovani sono la speranza dell'umanità e io sono profondamente convinto di questo, anche perché sono naturalmente capaci di portare novità, aperture, e anche capaci di abitare il mondo così come è in questo momento. Le generazioni che li precedono a volte trovano un certo disagio, perché appunto il mondo della loro giovinezza è cambiato. Loro invece sembrano attrezzati a poter accogliere le sfide di questo mondo e aprire varchi di speranza. A me sembra però che ci sia comunque una vocazione, una responsabilità da parte degli adulti. Gli adulti di ogni epoca hanno avuto nel cuore questo imperativo morale che non va dimenticato: dare un futuro ai propri figli. Quindi se è vero che i giovani sono la speranza del mondo, è altrettanto vero che gli adulti devono creare le condizioni perché queste speranze possano realizzarsi.